another song to play today. Well, everybody knows that it's not easy to find a way. It's just a song for every day. Ciao a tutti, io sono tornata qui in questo bellissimo salotto con Loris, DJ dell'Italian Country Family, per parlare ovviamente della musica country. Allora Loris, l'altra volta, ciao innanzitutto, ciao, scusa, a tutti, sì. L'altra volta abbiamo parlato degli Out and Low, sì, di questi quattro artisti che ti piacciono molto, yes, ma io ti chiedevo, un po' anche per la curiosità di tutti, credo, chi è al di fuori del mondo della musica country, c'è soltanto quel filone lì o no, poi ne sono nati degli altri? Aiuto, no, ho aperto il vaso di Pandora, no, raccontaci. No. Diciamo, io sono partito da questi perché li considero i pilastri della casa del country. Da questi, poi ce n'erano anche altri, però questi sono i più conosciuti. Altri, c'era Billy Joe Shaver, tanto per dire, fare un nome a caso, ecco. C'erano altri artisti, Steve Earle. Sempre degli Outlaw. Sì, no? Perché è un filone che cambiava il genere musicale, lo rendeva un po' più rockettaro, un po' più blues, e soprattutto anche nei testi parlava di cose diverse da quello che parlavano di solito a Nashville. Quindi è stato introdotto il discorso sociale, il discorso della guerra, il discorso della droga, del sesso, ecco, tutte queste novità del mondo moderno che fino allora erano intoccabili, ecco, non si potevano nominare nei dischi che uscivano. Venivano chiamati fuori legge proprio per questo. E da questo filone la musica country ha avuto un impulso più moderno. Okay. Quindi sono nati dei sottofiloni. Uno dei filoni che a me piace di più è la New Country degli anni 90, perché ci sono artisti che sono legati alla tradizione delle sonorità country, ma hanno modernizzato le loro canzoni. Ti faccio un esempio: The King, il re della musica country, così chiamato, George Strait, che è un texano, è ritenuto uno dei più grandi cantanti di questo genere in America, è conosciutissimo, ha venduto milioni di dischi. Alan Jackson, un altro che è rimasto legato alla tradizione, ha fatto una ventina di album, è stato con tanti dischi nei primi 30 in classifica, penso con più di 30 pezzi. Addirittura. Sì. Poi abbiamo Clint Black, Tracy Beard, Ricky Van Shelton, Travis Tate, ci sono questi, diciamo, cantanti degli anni 90 che hanno tenuto il filone country in versione più moderna ancora, con la batteria, con il basso, con degli strumenti anche diversi. Quindi cambia la sonorità perché aggiungono anche strumenti musicali, non è proprio non è il testo che cambia solo. Esatto. Okay. Gli arrangiamenti, diciamo che i vecchi cantanti utilizzavano di più la voce, mentre il new country, diciamo, come la musica moderna, ha avuto un'evoluzione e si basa anche su degli arrangiamenti con musiche un po' più moderne, ecco, diciamo così. Perfetto, allora io ringrazio il DJ Loris per questo bellissimo excursus sui vari filoni country. Rimanete con noi insieme a Loris DJ dell'Italian Country Family. Grazie e alla prossima. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Another song.